Proprio domani sarà trascorso esattamente un anno dall'insediamento di Papa Francesco a capo della Chiesa. Un Papa molto particolare e carismatico, al passo con i tempi, che vorrebbe una Chiesa più povera e più vicina alla gente. Un Papa molto lontano dal suo predecessore di missionario, Benedetto XVI. Un Papa che piace moltissimo anche ai faentini. Domani sarà un anno di insediamento del nuovo Papa, il Papa Francesco. Lei cosa ne pensa? Ne penso che l'uomo che il Signore ha preparato, anche se in maniera così strana, perché le dimissioni di Benedetto erano inaspettate, ma che ha mostrato da un lato uno spirito pronto ai segni dei tempi e dall'altro la consapevolezza di un limite umano che gli anni gli davano. E questo Papa, che pure non è giovanissimo, ha mostrato di avere una caratura straordinaria, col rischio di essere strumentalizzato. Non che lui si faccia strumentalizzare, lui va avanti per la sua strada e lascia che i merli fischino, come diceva Don Bosco. Poi chi vuole accettarlo, bene, chi non vuole accettarlo, pace. Nel 2014 ci voleva una persona come lui? Sì. Credo che abbia dato uno slancio nuovo anche alla Chiesa, anche ai preti, tutti quanti dicono adesso il Papa vi mette a posto, ma ci mette a posto tutti se prendiamo il Vangelo sul serio, se non lo prendiamo sul serio anche il Papa non fa niente. Domani sarà un anno di operato di Papa Francesco, lei cosa ne pensa? Beh, devo dire, credo che il Papa Francesco sia il personaggio che la Chiesa era obbligata a mettere in questo momento, perché il vecchio Papa sicuramente aveva creato un'immagine di austerità che stava allontanando sicuramente i fedeli. Un Papa gesuita di questo tipo qua sicuramente avvicina, diciamo, un promotional migliore per la Chiesa, insomma. Domani sarà un anno di pontificato di Papa Francesco. Lei cosa ne pensa di questo Papa? Beh, è un Papa che mi piace moltissimo perché è particolare, diverso dai precedenti, si vede da come si comporta, insomma, quindi sono molto contento, sì. Ci voleva una persona così carismatica nel 2014? Sì, direi di sì, almeno per far risollevare un po' l'idea che sia della Chiesa. Magari l'austerità di Ratzinger non era proprio al passo coi tempi? Sì, devo essere sincero, da Wojtyła a Ratzinger c'è stato già un passo molto molto grosso e questo ha creato un rapporto più confidenziale, diciamo, poi con i giovani, si vede, insomma. Penso di non essere il solo a pensarla così, insomma. Domani un anno di pontificato di Papa Francesco, lei cosa ne pensa di questo nuovo Papa? Mi piace tantissimo, sembra una persona comune, normale. Mi ha colpito molto anche quando è salito sull'aereo con la sua 24 ore. Un Papa, un uomo comune, normale. Ci voleva un Papa così nel 2014, un po' più al passo coi tempi? Sì, al passo coi tempi, con mentalità aperta anche per quanto riguarda, diciamo, le cose, sì, problematiche, tutte queste cose qui. Normale, mi piace, non so che dire. Domani sarà un anno dall'insediamento di Papa Francesco come nuovo Papa. Lei cosa ne pensa? Che ha fatto un anno di pontificato molto potente, nel senso che tutti l'abbiamo sentito molto vicino, e penso che sia una gran bella persona e riesca a trasmettere il suo carisma anche agli altri. Dunque ci voleva una persona così nel 2014 a capo della Chiesa? Assolutamente sì, perché è una persona che riesce a portare la semplicità anche nelle cose che sembrano inarrivabili. Francesca Diletta per Faenza Web TV.